Questo tutorial vedremo come preparare un nostro rilievo catastale. Innanzitutto la cosa principale è quella di dover andare a individuare la zona di interesse e soprattutto in particolar modo andare a identificare quei punti di inquadramento che mi permetteranno di poter inquadrare poi il mio rilievo a livello catastale. Innanzitutto andiamo quindi nel menu Pregeo dove troviamo la gestione dell'archivio TAF. All'interno dell'archivio TAF io posso quindi importarmi il mio archivio dei punti fiduciali. I punti fiduciali sono quei punti trigonometrici che mi permettono quindi di poter andare a individuare l'inquadramento per il rilievo catastale. Procediamo innanzitutto a importare quello di interesse. Andiamo su Importa TAF e posso procedere quindi a selezionare la provincia di competenza. La nostra provincia era Pordenone, io qui già l'ho scaricata e posso procedere, eccolo qui, scarica TAF, l'ho già scaricata e quindi procedo a selezionare il codice comune di riferimento. Il mio comune è Alzano Decimo e quindi posso procedere a fare seleziona dall'archivio. Fatto questo, io procedo a fare importa archivio. Una volta importato, vedete qui l'archivio A530, io ho tutte le coordinate catastali dei punti fiduciali. Ovviamente nella fase preliminare io ho bisogno anche di avere un riferimento nello spazio visivo per poter individuare quali punti possono essere scelti per l'inquadramento del mio rilievo, perché non tutti i punti fiduciali possono essere utilizzati. Può capitare a volte che siano inaccessibili o che non siano più esistenti, che non li trovo in campagna, quindi è buona regola fare una verifica dei punti fiduciali. Quindi c'è un'altra sezione sempre legata all'archivio TAF che è la possibilità di scaricare l'archivio TAF in coordinate geografiche. Questa modalità mi permette di scaricare le coordinate geografiche dei punti fiduciari. Faccio una premessa, una parentesi, non è sempre possibile avere a disposizione le coordinate geografiche perché questo è un servizio che sono stati resi pubblici e messi a disposizione dagli enti e dai singoli tecnici. Quindi nel tempo abbiamo creato un archivio dove è possibile quindi reperire le coordinate geografiche dei punti fiduciari. Nel mio caso quindi vado a selezionare Pordenone, importa, e nel nostro caso siamo fortunati perché tutti i punti fiduciari hanno anche le coordinate geografiche. Dove manca la coordinata geografica, il programma provvede a calcolarla secondo un algoritmo ricavandola dalle coordinate degli altri punti fiduciari. A questo punto io posso procedere a fare una ricerca nell'area geografica di interesse di quali punti fiduciali mi possono essere utili per fare il mio rilievo. Quindi chiudo la finestra di gestione archivio TAF e vado su ricerca PF. In ricerca PF io innanzitutto vado a scegliere appunto la ricerca della zona. La zona era Azzano Decimo e faccio cerca località. In questo modo mi ha già delimitato quella che è la mia zona, mi sposto col cursore sulla particella, mi posso aiutare eventualmente a utilizzare le mappe di Google se non voglio utilizzare Bing. Andiamo a scrivere Alzano Decimo, ok. Di solito le mappe di Google sono quelle un poco più aggiornate rispetto a Bing e posso posizionare il mio puntatore nella zona di interesse, calcolare il raggio di ricerca, aggiungere anche la cartografia catastale del catasto, quindi mi evidenzio anche la particella mia di interesse, la 129, e faccio ricerca punti fiduciali. Nel raggio di 500 metri lui mi ha identificato quali sono i punti fiduciali che devo considerare per il mio rilievo. In questo modo mi evidenzia quali sono i punti, eccoli qua. Quindi per esempio sicuramente andremo il PF05 del foglio 22, posso selezionare anche il PF01 del PF11 0 del foglio 32
Ovviamente in questo caso è un po' troppo lontano, quindi io opterei più che altro un altro punto fiduciale. Ok, vabbè, in questo caso ce li possiamo anche selezionare tutti eventualmente e poi andarli successivamente a verificare in grafica, in planimetria. Posso, ad esempio, prendiamo in considerazione, ok, PF11032, questo qui, andiamo a prenderci il PF04, ce lo lasciamo, e il PF05, quindi gli altri li escludiamo e disegniamo il nostro triangolo fiduciale. Il nostro triangolo perfettamente, il nostro particello è perfettamente all'interno del triangolo fiduciale. E a questo punto posso anche trovare le monografie. Quindi mi porta automaticamente all'interno del servizio dell'Agenzia delle Entrate, dove io posso selezionare la monografia, scaricarla e verificare dove effettivamente è il mio punto, il punto fiduciale. Quindi questa è una sezione, è una procedura preliminare che mi permette quindi di avere la possibilità di avere un quadro di unione di quello che dovrò affrontare poi in campagna quando andrò a fare il mio rilievo. Una volta fatto questo, posso importare i miei punti fiduciali all'interno della grafica e quindi fare ulteriori ultime verifiche e verificare appunto il mio triangolo fiduciale con layer e le monografie. Una volta pronto, posso procedere poi andare in campagna e fare il mio rilievo.